L'intro sul secondo palo allocca, la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Maisto! Organizzato dalle telecamere! Maisto, che numero! Maisto, Maisto! Maisto! Che gol! Che gol! Un salutino! Buono il tiro! Che gol! Che gol! Il tiro che fosse un impeccabile della parata di gol! Sì. 4-0 il punteggio fra Maltese 6 e Dinamo. Partita a senso unico per i ragazzi in maglia gialla, nonostante gli innesti preziosi di Santa Lucia e Cedrola, quest'ultimo a maggior ragione. Beh, prezioso Cedrola. Fra le fila della Dinamo, appunto. Seguiamo la finta di corpo di Cantiello che subisce fallo. Sarà dunque calcio di punizione che seguiremo dagli stadi. Mamma mia. Che seguiremo da distanza ravvicinata. Che uomo. Clerante al cazzo. Siamo subito la punizione di Cantiello. La barriera peggio messa del mondo. Ora un po' meglio. Parte Cantiello. Salva sulla linea Fasano. Un bel intervento di piede. Siamo Quaratino, la rimessa. Vieni. Quaratino, palla scucciolata. C'è Cedrola che la spazza in fallo laterale. Ancora Giuliano, va la scodellata, c'è Avoglio con i pugni, la respinge. Poi Rubino prova a metterla giù, ci riesce, però Fasano alla meglio. Può andare ancora Fasano, prova a cambiare gioco per Cedrola. Palla che gli arriva, torna dietro Cedrola per Avoglio che di piede la scodella avanti, lo stacco di guida. La mette giù Cantiello che prova ad andarsene. Cantiello con il destro, il palo! Laudato sia Signore! Clamoroso di Cantiello. Va Lorenzo Fasano, il tocco per il fratello Enrico. Che prova a superare Cantiello, ci riesce, se ne va Fasano, bene in fascia destra, prova le finte, ancora Fasano, perde però palla, c'è Cantiello che prova ad andare in contropiede, ancora Cantiello, subisce l'ennesimo fallo. E seguiamo quest'ultima punizione, prima di interrompere il collegamento. Raffa, c'è una malattia contagiosa che ti sta venendo la parte destra della faccia. Mi sembra i pallini neri. No, perché è così bello? C'è un po' di lebbra. Scusate, perché è così bello? Perché tu sei così brutto io sono invece? Brutto. È il destino. Seguiamo l'ultima punizione per interrompere il collegamento. Raffa, come la tirerai? A giro, con la tirerai con le tre dita? Lui. Ah, tira lui addirittura. Chi si accorge? Ah! Tanto perdi lo stesso, non ti metti davanti. E su questa azione interrompiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Cantiello, migliore in campo della vittoria tra netta meritata dei maltesi secondo la Dinamo. Basta, non è vero, ci non si fa questo. C'è anche Giuliano. Scusate. Che pur di essere ripreso, anche sì, se è migliore in campo, sì, si fiume. Ma sì, quindi non lo riprenderemo. Ma come? Dici quello che vuoi. Anche non sulla partita, in generale. Dice, no, allora io volevo fare innanzitutto gli auguri a mio fratello perché oggi faceva gli anni, suo compleanno. Quanti? 11. Un piccolo canto. Poi, quando è andata la partita, è stata una bella partita. Abbiamo inizialmente, ovviamente siamo sbloccati, sono sbloccati. Non fare un tema veloce, no, i temi non li sappiamo. Beh, lo sappiamo. Però tengo 7 in italiano, non è? Rubato. Ho rubato, sì, però ecco. Sempre 7. Comunque no, qua ci vogliono lasciare qua dentro. Ah, cioè Giuliano. Lì siamo partiti. Guardami. Vorrei invitare Scotchaman. Vorrei invitare. Ma questo campionato quando piove non devi venire a giocare qua a capo, ti scambia i capelli. Vorrei... E piove acide. Comunque vorrei invitare tutti quanti al concerto di Natale. Anche quest'anno, dopo Party Rock, che ci regali quest'anno? Quest'anno. No, no, si esibisce. No, perché se canti ti comprano un R. Come ti esibisci quest'anno? Musica di Chris Brown. Va benissimo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Casino, ciao mamma.